Un saluto da Gerardo Paterna per RaiTV, consueto appuntamento con l'intervista settimanale ad un personaggio importante del Real Estate italiano. Oggi abbiamo in studio Mauro Danielli, presidente Mediofima. Ciao Mauro e grazie. Ciao a te, buongiorno a tutti i nostri convenuti, benissimo. Allora, passiamo subito alle consuete domande anche a Mauro. Allora, Mauro, tu hai una grandissima esperienza, sei giovane, giovanissimo, ma hai una grande esperienza immobiliare e creditizia. E, come vedi, ci dai un attimo il focus su questo mercato, se possiamo definirlo post-crisi? Ma credo che la cosa che stiamo vedendo, e sto vedendo anche come operatore, c'è molta fibrillazione in corso. Come più volte ci siamo anche detti, tra operatori le crisi hanno questo elemento in sé e portano a riflettere su quello che si è fatto e a cercare delle soluzioni che possono essere le più adeguate rispetto alle novità che le crisi portano, perché le crisi portano anche sofferenza ed eliminazione di soggetti dal mercato. Per cui bisogna rimanere sul mercato e rimanendo bisogna assolutamente ripensarci. Devo dire che abbiamo anche fatto, tra le diverse mie attività, ultimamente abbiamo fatto un'iniziativa importante con la Camera di Commercio di Monza e Brianza, abbiamo fatto un'indagine, presenti i più autorevoli esponenti del Real Estate, abbiamo fatto in Villa Reale a Monza, un'indagine sul mercato immobiliare europeo e sugli attori del mercato immobiliare europeo, in particolare con un focus sugli agenti immobiliari, per cercare di capire come si muovono gli altri rispetto a noi. Allora. E abbiamo visto anche lì come possono essere le nostre criticità e le nostre opportunità. Innanzitutto va detto che sì, è evidente che siamo comunque una popolazione, quella degli agenti immobiliari, in cui la penetrazione del mercato è ancora riconducibile a quel quasi 50%, è un dato riconfermato anche da questa indagine. E un altro dato che invece è uscito da un punto di vista quantitativo del mercato è che sembrerebbe che gli agenti immobiliari italiani sono i più cari rispetto a quelli degli altri paesi europei. Qui c'è una mezza verità e come tutte le mezze verità c'è un po' anche di bugia, nel senso che in altri paesi europei c'è una buona abitudine che noi abbiamo perso o che non abbiamo mai messo in atto, che è quello di farsi pagare comunque l'attività di servizio a prescindere dal risultato. La nostra è solo esclusivamente un'attività a risultato, per cui impieghiamo tutti i mezzi e gli strumenti del fare impresa, investimenti in pubblicità, investimenti in formazione, investimenti su personale e quant'altro, e solo nel caso del buon esito dell'operazione veniamo pagati. Nel caso in cui invece questo non avvenga, tutti i costi vengono evidentemente coperti dall'operatore immobiliare. In altri paesi le attività, da quello del libretto immobiliare con tutti i dati, la raccolta dei dati, eccetera, eccetera, piuttosto che anche forme pubblicitarie, vengono fatte pagare prima. E a questo punto è naturale che avendo un pagamento di costi, di una parte dei costi che si sostengono, anche i compensi provvisionali tendono evidentemente a ridursi. Per cui comparando il dato italiano con quello degli altri paesi europei, se teniamo conto di questo aspetto ci rendiamo conto che poi così cari non siamo. E forse questo è un elemento nostro, quello di essere esclusivamente riconducibile a un'attività di risultato, è un elemento di debolezza che non riusciamo a trasformare, perché questo avvenga occorre che l'attività prestata dall'agente immobiliare venga percepita dal consumatore come un'attività qualificante e spesso la categoria ha una qualità media non elevata. Qui possiamo poi entrare nel merito della storia dell'agente immobiliare e del come, ad esempio, rispetto agli altri paesi europei, la formazione, che è un elemento fondamentale, in alcuni paesi europei è un elemento che porta lo svolgimento dell'attività immobiliare solo dopo un'attività di laurea, piuttosto che un percorso post-laurea. Qui siamo ancora in una situazione in cui i percorsi formativi sono riconducibili dalle 80 ore in alcune regioni italiane alle 220 ore di regioni come la Lombardia più evolute, ma siamo sempre in un ambito di formazione ancora contenuta. Sì. E questo non porta evidentemente a dare quella qualità in termini di conoscenza, di opportunità che il consumatore potrebbe essere disposto nel momento in cui gli viene fornita a pagare anticipatamente.
Questo è un dato interessante, forse anche una formazione costante e voglio dire rinnovata, magari obbligatoria durante gli anni, potrebbe consentire diciamo un aggiornamento, una preparazione più, più costante e forse anche a questo punto la parcializzazione del proprio tempo. Sì, ma c'è un altro aspetto che ad esempio in questa indagine è uscito con evidenza. Gli eccessi di regolamentazione statale non portano una qualità professionale. Portano magari una selezione d'accesso, ma hanno, non sono strumenti che portano e accompagnano i processi, diciamo, di riqualificazione e aggiornamento nel dopo. Cioè, come dire, tutte le strutture di regolamentazione statali portano a selezionare sì l'operatore, ma non accompagnare, poi se ne dimentica. Sì, 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 certo. Qui un ruolo fondamentale ed è uscito da questa indagine è il sistema associativo. Il sistema associativo si confronta quotidianamente con il proprio associato, che è il cliente primo, ma anche con il consumatore finale. E dal consenso bifocale del consumatore finale e del proprio associato raccoglie i presupposti per continuare ad essere in vita. Questo naturalmente obbliga il sistema associativo ad adempiere a comportamenti di formazione costante e continua nel tempo, perché è l'unico strumento che permette di relazionarsi costantemente e ricevere il consenso. Il modello, diciamo, controllo e regolamentazione snella da parte dello Stato, con una forte attività di vigilanza e controllo da parte dell'associazione, è forse il modello che anche da questa indagine esce con più, come modello più, diciamo, di opportunità, che credo che vada anche portato al sistema delle associazioni in modo tale che da lì possano raccogliere questa sfida e darsi questa visione, perché credo che sia quella che più può portarci a quella crescita e a quella vigilanza sul percorso post abilitazione all'accesso. Certo, molto interessante questo aspetto. Tutti sappiamo che tu sei molto attivo nell'ambito della mediazione del credito in qualità di presidente di Mediofima. Qual è il futuro della collaborazione, secondo te, fra agenti immobiliari e consulenti del credito? Noi abbiamo subito creduto alla filiera, nel senso che riteniamo che senza credito c'è poco immobiliare e l'immobiliare senza credito si è evidentemente penalizzato. Per cui la filiera, il rapporto relazionale tra agente immobiliare e il nuovo mediatore creditizio, che è una figura dopo il 141 estremamente importante, controllata, verificata, con un sistema di verifica lì estremamente importante e severo. Ecco, questa nuova opportunità che nasce da questa nuova figura del mediatore creditizio da un lato e dalla necessità di integrazione, noi lo vediamo come il futuro. Tant'è che abbiamo definito come strategia un'attenzione all'agente immobiliare che parte da un progetto che è l'agenzia immobiliare al centro. Consideriamo l'agenzia immobiliare come un luogo fondamentale della relazione con il consumatore, che deve essere capace, questo agente immobiliare, di svolgere una doppia funzione. Da un lato quella consulenziale propria, della propria attività di mediatorato immobiliare, dall'altro quello di integratore di servizi. E non possiamo pensare a un agente immobiliare tuttologo. Possiamo sì pensare a un agente immobiliare competente nel proprio servizio immobiliare, ma manager di attività accessorie. E questa funzione di management delle attività accessorie, se ben strutturata e organizzata all'interno del luogo agenzia immobiliare, diventa una grossa opportunità per il consumatore. Perché il consumatore non entrerà in un'agenzia immobiliare vedendo magari quell'agente immobiliare che cambia cappello a seconda del tipo di consulenza prestata, ma vedrà evidentemente un agente immobiliare preparato nella propria materia e che nel momento in cui nascono problemi di altra natura, tecnici, creditizi e quant'altro, ecco che si concretizza un soggetto diverso con competenze proprie che può dare le risposte adeguate, non inventate o al modello non c'è problema, poi si risolve. No, certo. Devono essere assolutamente così. E tant'è che noi abbiamo lavorato anche con Mediofima per fare in modo che questa integrazione tra l'agente immobiliare e il mediatore creditizio e il suo collaboratore all'interno dell'agenzia immobiliare possa essere questo rapporto facilitato, e abbiamo strutturato proprio un modello di relazione con l'agente immobiliare in questo modo. E questo
questo devo dire che per i risultati che abbiamo ottenuto ad oggi ci soddisfa molto. Soddisfa per la soddisfazione che ci viene manifestata dal consumatore nostro, che è prima di tutto il nostro agente immobiliare, e dal consumatore finale, perché effettivamente trova un'opportunità compiaciuta e compiacente. Bene, bene. Un aspetto invece legato proprio al modello distributivo in ambito creditizio. Adesso non parlando di Mediofirma, ma tu in qualità di esperto comunque di mediazione del credito, quali sono le criticità delle reti distributive che oggi popolano il mercato e cosa cambieresti? Ma una cosa che abbiamo visto è che dopo l'entrata in vigore del 141, che è questo decreto legislativo che ha modificato la materia della distribuzione dei prodotti al credito, avevamo una pletora di soggetti sul mercato, erano anche censiti, perché certo, c'era un registro che censiva questi soggetti, erano oltre 120.000. Ad oggi, nell'ambito della mediazione creditizia, tra mediatori creditizi, soggetti costituiti secondo la normativa del 141, e sono poco più di 300, e collaboratore di questi soggetti è una popolazione di circa 4.000-4.500 persone. E gli altri 95 o 100 e rotti mila soggetti, che fine hanno fatto? Una debolezza di questo mercato è che è un mercato che anche qui ha fortemente selezionato l'accesso, ma non ha le competenze e gli strumenti per controllare quello che sta avvenendo. Controlla gli operatori che si sono messi in regola, certo, e ha difficoltà a controllare quegli operatori che non si sono ancora adeguati. Non voglio dire che ci siano soggetti non voglio dire che quei 120.000, 5.000 si sono adeguati e 115 gli abusini, no. Sì, era una popolazione anche sì, lì molto variegata, diciamo, sì, no, sì, diciamo sì, eccessivamente, perché poi c'erano agenti immobiliari, certo, che si potevano, certo, iscrivere, c'è, certo, una eccessivamente, diciamo, come numero. Però noi stimavamo che comunque una popolazione professionalizzata nel mondo della distribuzione di credito potesse essere intorno ai 15.000, 20.000 soggetti. Beh, devo dire che qui i dati e i numeri non ci confortano, vuol dire che c'è una popolazione attiva, seria, qualificata, a cui il consumatore può sicuramente prendere contatti e riferimenti, perché è una grande opportunità avere una possibilità di relazionarsi con un mediatore creditizio che possa offrire, rispetto all'offerta complessiva del mondo bancario, il prodotto più su misura. Perché il mediatore creditizio, il broker creditizio, non ha un obbligo di referenzialità rispetto a una banca, ma rispetto a 10, 15, 20 banche, per cui può dare l'offerta migliore rispetto alle esigenze del consumatore. E questa opportunità sugli operatori, diciamo, controllati, verificati, accertati, è un'opportunità per il consumatore sicuramente valida. Rimane il tema di questa parte di mercato che purtroppo ha una scarsa capacità di vigilanza da parte degli organi che sono stati preposti per la vigilanza stessa. Per cui questa è una criticità. La seconda criticità, se mi permetti, è che stiamo tra l'altro valutando su un tavolo di relazione, perché è il mondo della rappresentanza del mediatorato creditizio, un mondo che si sta evolvendo, che sta cominciando a muovere i primi passi. Stiamo lavorando insieme alle altre associazioni di categoria sul tema del tirocinio. Cioè dobbiamo portare, perché riteniamo che questa professione sia una professione attrattiva e attraente, i giovani a svolgere questa attività attraverso dei percorsi formativi che permettano di poter accedere poi definitivamente a questa professione, perché è una professione che può dare sicuramente soddisfazione, e un giovane che si avvia direttamente a questa professione ha delle opportunità che le colga. Allora stiamo lavorando affinché ci sia un percorso che semplifichi i processi di accesso alla professione, in modo tale che si possano coinvolgere nuove forze, nuovi giovani, perché questo della distribuzione del credito attraverso un intermediario del credito è una grande opportunità per il paese. Le criticità che ci sono nel sistema bancario, nelle capacità distributive, possono essere in parte supportate da una buona rete di mediatori creditizi che per responsabilità, per modelli organizzativi, per controllo, oggi è un soggetto estremamente qualificato sul mercato. Noi abbiamo dei controlli, compliance, verifiche, quant'altro, che sono incredibili. Ci sentiamo al pari di soggetti bancari nelle attività di controllo. Per cui è una grande opportunità, cogliamola.
Bene, sei stato come sempre molto esaustivo, quindi ti ringrazio, sono sicuro che anche chi ci segue avrà apprezzato la quantità di contenuti espressi in così poco tempo da Mauro. Quindi, allora, tempo scaduto, ringraziamo Mauro Danieli, presidente Mediofima, per la sua disponibilità, e quindi da Mauro e da Gerardo un saluto a tutti e ci risentiamo, ci rivediamo poi in occasione della prossima intervista. A presto. Buona giornata e buon lavoro a tutti.